Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come vedete, un tappetino nuovo, quindi Il più nuovo bello track di profile, tutti. ecco qua. Nuova track profile con un altro membro del team che per adesso non avete conosciuto e conoscete oggi, Alessandro. Alessandro. Bene, Ciao Alessandro. ragazzi. E, insomma, mostraci cosa ci porti oggi. Allora, io come mazzo Goat gioco il guerriero agro. È molto basilare, molto semplice, ma mi ci trovo veramente tanto bene. Io molte volte abbiamo fatto contro e quando apparecchi che cominci ad attaccare c'è poca speranza perché Sì, è prendi picchi e molto molto soddisfacente. vai, È molto iniziamo. semplice. Main, Primo, lui spadaccino fisico livello 2, è molto diciamo. sottovalutato, ma in realtà è molto molto efficace appunto con carte che si settano subito in posizioni di difesa coperte, le distruggi immediatamente con il suo effetto attaccandole, È un si possono mostro usare molto bell'uomo in spesso, sostanza. esatto, il tuo preferito aggiungerei. Ah, con caviglieri. Sasuke, anch'esso abbastanza sottovalutato, però anche lui mi ha salvato in tante circostanze perché è un attacco abbastanza notevole comunque ed è molto facile da calare. Certo. E il suo effetto comunque è distruggere carte in posizioni di difesa Automaticamente, scoperte. certo. Come spirito venditore, insomma, Sì. zio e altre Non carte. male. Lui, Don Zalogia. Bello, Donzalogia, bello, bello. Don Zalogia è veramente fa bello. tanto male quando attacca perché può levare appunto carte dal deck o dalla mano all'avversario e in base alla circostanza situazionale può fare molto male all'avversario. Quasi sempre alla mano perché carichi carta dalla mano e l'avversario non ha ovviamente rigiri o potere di riuscire a riprendersi. Esattamente. È stata l'ultima aggiunta al mio deck e mi sono trovato subito molto bene in Veramente realtà. figo. Signora Guerriera DD. Si sa, si conosce, potente sia in attacco sia in difesa. Si può bandire bandendo anche un mostro dell'avversario attaccandolo. Esatto, nonostante anche che non viene distrutta, perché magari attacchi un mostro inferiore, comunque puoi rimuovere entrambi. Esattamente. Ottima difesa, ottimo attacco, come già Se qualcuno detto. di veramente ostico contro, con questa carta passa alla paura. È un degno sacrificio. Beh, anche con lei, Anche con insomma. lei. Ha molto meno potere d'attacco e di difesa, però l'effetto è praticamente lo stesso. Beh, sì, con questa bunny, con quella va nel cimitero, in ogni Esattamente. caso. Dopodiché, Poi, loro due. Staple dei Breaker, Goat, il virus virus infetta, si effetto di Breaker, conoscono. insomma, lo conosciamo. Quasi tutti sono tutti cotti, ormai ce lo hanno. Dopodiché, le mie tre preferite, a livello estetico e di funzionalità mi fanno veramente impazzire. Capoccia del mazzo, il 2000 senza che c'è una carta a mano o non c'è carta in mano. Esattamente. E mi sembra che c'è anche un altro effetto, vero? No, Spada c'è in soltanto difesa. l'effetto, no, c'è soltanto l'effetto che arrivano a 2000 perché viene addizionato l'attacco se hai solo una carta o nessuna nella tua mano. Metti caso, come molte volte mi è successo, hai nella mano molte magie e trappole che non Sì. serve metterle comunque sul campo in quel momento, tu le metti comunque, c'è comunque un 2000 assicurato. Va 4000 se sono 2, 6000 se sono 3. bene. Flukiko. Vabbè, è anti-Dark Light Veramente, e veramente fortissimo. ditelo nel culo a prescindere perché non fa bandire l'avversario e poi gli banna pure due carte dal Bando due carte cimitero, dal quindi. E cimitero e a seconda di chi c'è contro è veramente molto utile. poi se notiamo una cosa, qui c'è un bel compartimento di oscurità, luce, Eh sì, oscurità, chissà luce. perché, vero? È vero, Papà. è vero. È sempre, vabbè, lui Sempre papà. onnipresente, ormai qualsiasi tipo di lista ci deve essere, anche se è un minestrone, lui c'è. Esatto, vuol dire solo perché è bello, in realtà perché è veramente molto Perché è utile. sbagliato in ogni sua forma. Ok, Esattamente. Questo è comparto mostri. Carino. vai, ci penso io. Ale, vai tu col Perfetto. comparto magie. Magia. Loro due abbastanza basilari, molto situazionali, ma molte volte mi hanno salvato la partita. Magari ero in una posizione di svantaggio, non riuscivo a calare mostri in quel momento perché mi erano stati banditi oppure eliminati in qualche modo. Con loro ho potuto difendermi un minimo e a volte anche vincere. Poche volte, ma è Strafopossesso è successo. davvero, davvero sbagliata. Molto essenziale. Loro due, anche loro due. C'hai veramente un mazzo dei guerrieri. Molto Ti chiami spesso ovunque sono andato tutto. a prendere comunque mazzo spadaccino perché a volte mi capitavano comunque molti avversari che mettevano le carte coperte. A me non me Settato. lo andavo a prendere subito e io le avevo immediatamente passava la paura. Poi, Creta, Anfora e doppio ricastro, anche loro molto essenziali. Comparto Essenziali, Peschini non indifferente. assolutamente. Una sepoltura prematura non fa mai male. Può essere molto utile soprattutto quando ti levano carte che non devono essere levate. Esatto, tipo papà. I tuoi migliori amici. Questi possiamo bruciarli No, anche no, no, ho avuto loro. possibilità di farlo con tutti gli altri, non l'hai fatto perché come sì? Ecco, Hai ragione, effettivamente, vabbè, ci vuole nobiluomo, la mia equilibrio. nemesi. Poi? Lui non mi diceva Dimmi. niente, all'inizio completamente ignorante in materia, ma mi sono reso conto che è veramente, veramente fastidioso per Ah, l'avversario. perché ricordiamo che poi Alessandro ha cominciato a giocare da pochissimo, praticamente, Pochissimo, proprio non ha pochi mai mesi. giocato e fidatevi che ha fatto dei passi avanti incredibili, perché è veramente bravo col Goat, con l'Edison, adesso Piano piano Modern Modern. col vulcanico che dobbiamo un attimino rodare e poi volevo il dominio. Si è fatto una vera figata che poi porteremo sicuramente sul Non canale vedo l'ora, perché è onestamente. veramente un bel mazzo. E poi per concludere il reparto magie. Loro, Tifone e Tempesta, va per bene. mossa disperata a salvarsi il prima possibile da quello Ecco che cade, questo. soprattutto te con Exodia, Ecco qua che togliamo insomma che non i. mi permetti mai di attaccare, Vabbè. limitare a B, quelle cose lì, lo sai. Ad esempio. Poi, trappole, Forza riflessa, tributo riflesso, torrenziale. tributo.
Anello, lui molte volte l'ho utilizzato anche contro me stesso e mi serviva per fare i danni Per finali. chiudere, perché Veramente ricordiamo figo. che la nuova ristampa di Anello della Distruzione dice che puoi tribute vuoi distruggere solo un mostro all'avversario, ma che non siano pari o inferiori ai suoi life points, quindi ha una condizione molto diversa. Invece la vecchia ristampa puoi distruggere sia un tuo mostro che quello dell'avversario e anche azzerare i life points. Quindi noi Esattamente. giocando questo formato Coat lo giochiamo ovviamente come le vecchie ristampe. Doppia armatura. Sempre per difendere, non farmi Ah, male. loro tre, Comunque sì. forse sono le carte che veramente mi hanno più salvato le partite di tutte le altre. È vero, perché tu a volte attivi giudizio su determinate carte che inizio faccio boh. Però effettivamente poi quella carta Quella carta mi ha permesso di magari fare qualcosa salvava la dopo. partita. Effettivamente è vero. Quindi la usi in maniera inaspettata e È veramente quindi è penalizzante giusta. perché meta life points, soprattutto quando ne hai tanti, sono veramente debilitanti. Però se ti permettono di respirare per il resto della partita, lo faccio tutte le volte che posso farlo, lo Posso faccio. solo che confermare e farti i complimenti tutte le volte che l'hai utilizzato. Apprezzo. Tornado, non si sa mai. Alta distruzione, anche perché essendo un aggro tu le carte coperte, settate così, leva. Sono un pericolo possibile. Anche se sono dei bluff, comunque è meglio stare Leva tranquilli. tutto, fai benissimo. Trappola botola. Giusto un paio di copie, tanto per visionare la mano dell'avversario, Per e dargli stroncare mostro. l'avversario sul nascere, e richiamo del posseduto anche lui per recuperare qualcosa che magari non doveva essere o bandito o al cimitero in Per un questo caso. aggro hai tantissime trappole, tantissime magie e pochissimi mostri. Comunque te le richiami sempre con le magie e Esattamente. poi. Guarda, veramente, veramente bella lista. Io ripeto, ci ho giocato contro. Fa male, fa veramente male. Mi Quindi, diverte davvero. veramente, veramente tanto. Bene. Ragazzi, questa era la nostra lista del team Chris del mazzo guerriero, giocato da Alessandro che anche lui l'ha un po' personalizzato ovviamente a suo gusto. Aspettiamo i vostri commenti per le vostre personalizzazioni. Vi ringraziamo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace come sempre, se volete a Chris fateceli sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, grazie.